Ciao a tutte e a tutti, benvenuti alla nostra speciale rubrica della domenica, la poesia della settimana, ovvero quella che ha ricevuto più like sul mio blog. A volte la recito anche quella su Instagram, ma solo quando raggiunge tipo una trentina di like, cosa che questa volta non è successa. Quindi andiamo con la poesia dal blog che ho scritto, o meglio ho pubblicato proprio ieri, che si chiama In che mondo mi sveglio? Potete trovare il link in descrizione di questo podcast, la volta legge, io lo andrò a recitare. Siete pronti? Molto bello. In che mondo mi sveglio, appunto, è il titolo. In che epoca mi sveglio? In che mondo mi sveglio? Tutti cinici, tutti senza amore, sono impazziti tutti. Che mondo è questo? Vorrei andare via. La gente sembra sia impazzita per davvero. In che mondo mi sveglio? Non si crede più a nulla. Poi non ci sia più nulla per cui valga la pena vivere. Spero che vi sia piaciuta. Mi raccomando, seguitemi sui social, Instagram, Facebook, Twitter. Potete trovare anche questo nel link in descrizione. Se volete fatemi sapere cosa ne pensate, mettete un like. E ci vediamo domani, in cui lo scrittore volante leggerà di nuovo altri capitoli del Giro del Mondo in 80 giorni. E ora passiamo alla versione della poesia inglese. Well, hello everyone, the poetry of the week. I hope you enjoy it. The most viewed on my blog, I just wrote it. Published yesterday, every day on my blog. You can find it in the link into the description. Please follow me, leave a like and a comment. You can read it, I remind you, in the link into the description. Visit my blog where you can find poetry and a lot more. Thank you. Every day we witness helpless to this world. Every day we want to do something, to change our life. But every day it comes more and more difficult. It becomes more and more difficult. The weight of the choices, of the shortcomings, of desires or cravings unfinished, like our lives. And now every day we are here, without even knowing, ever knowing, what the fuck to do. Well, as I said, please leave a like and a comment, and I will see you next time, next week. If you want to listen to another podcast in the English, you can listen The Tempest of William Shakespeare. Thank you. Ci vediamo alla prossima. E ragazzi, se volete visitare il blog, potete trovare sia le poesie sia la recensione, un sacco di robe interessanti. Passate una buona domenica e ci vediamo appunto alla prossima. Grazie e arrivederci al vostro scrittore volante.